Nell'Unione Nordamericana le compagnie di trasporto aereo nazionali erano sotto pressione per la minaccia alla loro stessa sopravvivenza. Sensibile alle loro preoccupazioni, l'Unione impose delle restrizioni ai diritti di atterraggio della Europair. Nella Federazione Europea l'efficienza agricola era indebolita dalle economie dell'ex blocco orientale. Sorsero le richieste di un ritorno alle politiche protezionistiche. Agricoltori e consumatori attaccavano con violenza le immagini del potere corporativo americano. Una volta istituiti questi grandi blocchi economici, le guerre commerciali diventano quasi inevitabili, perché, ammettiamolo, l'obiettivo principale della Federazione Europea è quello di creare un mercato che offra a eurocompagnie ed euroconsumatori i vantaggi maggiori. Infatti, perché concedere privilegi agli stranieri? È successo quindi che i confini nazionali siano stati sostituiti da barriere regionali. L'impasse commerciale provocò una tragedia. Nella confusione creata dalla limitazione dei diritti di atterraggio, un jumbo americano in volo da Detroit chiese ripetutamente il permesso di atterrare all'aeroporto di Nizza causa avaria. L'informazione non fu recepita dai controllori di volo. Il jumbo precipitò, uccidendo tutti i 600 passeggeri e l'equipaggio. Fu un incidente, ma le circostanze non fecero che accrescere l'atmosfera generale di diffidenza. Si trattava di un'emergenza, Cristo. Era ovvio. Che razza di gente può arrivare a tanto? Non dimenticheremo quello che è successo. Mai. Ma il problema principale continuava ad essere l'energia. La seconda guerra del Golfo aveva scatenato una corsa al rifornimento di petrolio. I giacimenti devastati del Medio Oriente erano inutilizzati. I prezzi del petrolio salirono alle stelle. La Federazione Europea fu costretta a cercare nuove fonti. Alcuni dei maggiori giacimenti di petrolio al mondo si trovavano in Siberia. Nel 2010 la Federazione Europea e il Giappone avevano grossi interessi petroliferi nella regione. Gli investimenti erano molto elevati. Mosca concesse a Berlino l'acquisto di una quota di maggioranza della sua multinazionale più importante. I giapponesi, già impegnati nello sviluppo di installazioni petrolifere in Mongolia, presero accordi simili con le repubbliche ribelli della Siberia orientale. Dal momento che le maggiori riserve petrolifere della Siberia erano localizzate a est, il Giappone fece la parte del leone. La Federazione Europea si trovò con rifornimenti insufficienti a coprire il fabbisogno energetico. A questo punto i geologi del Ministero dell'Energia della Federazione Europea scoprirono che nell'Oceano Artico a nord della Siberia era possibile trovare ricchi giacimenti di petrolio. In base ad accordi internazionali di vecchia data, l'Artico era off-limits per le operazioni commerciali. Lo sfruttamento delle sue risorse naturali era assolutamente proibito. L'accesso a questa zona era consentito solo alle imbarcazioni per la ricerca scientifica. Un satellite americano in orbita per monitorare l'emisfero settentrionale riportò un inspiegabile guasto di trasmissione. Il guasto si verificava ogni volta che il satellite veniva a trovarsi sopra lo stesso punto nella regione artica. L'Unione Nordamericana inviò un ricognitore telecomandato a sorvolare la zona per scattare fotografie. L'aereo fu intercettato dai caccia eurofederali e costretto a tornare alla base. I risultati della missione di ricognizione nordamericana si rivelarono sconcertanti. Dietro la copertura di una spedizione scientifica russa, le navi fotografate dall'aereo spia erano in realtà piattaforme di perforazione operative a tutti gli effetti. Appartenevano al colosso energetico Gas Europa. A Berlino fu avviata immediatamente un'indagine governativa. Fu scoperto che i massimi responsabili amministrativi presso il Ministero dell'Energia della Federazione Europea aveva concesso le licenze di perforazione alla Gas Europa all'insaputa dei ministri. Lo scandalo fece tremare il governo europeo. James Milner, sostenitore della responsabilità collettiva del governo, rassegnò le dimissioni dalla sua carica ministeriale per una questione di principio. Milner uscì dalla scena politica. Ho provato disgusto, e così tutti gli altri membri del Consiglio. Il principale appaltatore del governo commette un'infrazione gravissima, attirando su di noi l'ira della comunità internazionale, e noi ne veniamo a conoscenza tramite la televisione.
Beh, bisogna ricordare che la Gas Europa aveva speso miliardi per sviluppare le sue installazioni nell'Artico e quindi si aspettava un equo profitto da quell'investimento, a prescindere dalle spartizioni concordate. Naturalmente però i giapponesi videro l'opportunità di mercanteggiare altri diritti contestati in Siberia. Per quanto riguarda gli americani, l'unico loro interesse era ridurre i target di inquinamento concordati, ma questo era semplicemente impossibile. All'apice di questa crisi, un altro evento intervenne ad aggravare una situazione già incandescente. A Berlino, il presidente della Federazione Europea, Manfred Baumler, stava assistendo a una cerimonia religiosa. L'assassinio sconvolse tutta l'Europa. Il movente era oscuro. L'assassino dichiarò di essere un rifugiato a zero, ma le sue affermazioni risultarono false. Le indagini dimostrarono che aveva portato a termine gli studi nel Nord America. Il presidente Baumler fu sepolto con tutti gli onori di Stato, in un'atmosfera carica di ipotesi di cospirazione riguardanti per la maggior parte l'Unione Nordamericana. Un duro messaggio trasmesso da Washington ai leader europei presenti ai funerali non fece che acuire i sospetti. Washington chiedeva la sospensione delle attività della Gas Europa nell'Artico. Berlino si mosse immediatamente per difendere le proprie attività nell'Artico. Un'unità speciale militare fu inviata nella regione. L'America, a sua volta, rispose inviando unità operative navali e marittime nell'area. Ma le eurotruppe erano già sbarcate segretamente nel Quebec del Nord per salvaguardare tutte le vie d'accesso navali all'Artico. Il presidente americano interpretò lo sbarco come un'invasione europea. L'Europa non deve pensare di poter ripetere l'errore commesso dai conquistadores 500 anni fa. I popoli del Nord America non accetteranno mai di essere colonizzati una seconda volta dagli oppressori imperialisti. Beh, penso che gli americani, come loro solito, hanno avuto una reazione decisamente eccessiva. Il fatto è che siamo sempre stati presenti nel Quebec. Dopotutto sono francesi che hanno forti legami con l'Europa e naturalmente temiamo che gli americani li possano considerare un obiettivo nella crisi attuale. Quindi no, non penso affatto che ci possano definire provocatori, siamo solo prudenti. La Federazione Europea e le forze americane hanno preso posizione nell'Artico. Gli americani hanno posto un ultimatum chiedendo il ritiro completo delle forze eurofederali dalle acque dell'Artico. Se rimarranno, un confronto sarà inevitabile. Lo spiegamento delle truppe è stato discusso nella sessione di emergenza da parte dei membri del Parlamento della Federazione Europea. A Berlino si prevede che molte figure di spicco voteranno contro il governo. Sì, devo ammettere che sono deluso. Vede, quello che mi attirava del progetto europeo non era tanto il richiamo un po' squallido dell'unificazione, ma l'idea di fuggire da un'isoletta chiusa in se stessa verso qualcosa di più grande, diverso, più stimolante e più dinamico. Invece, quello che abbiamo ottenuto è stata una specie di conformismo opaco, retto da un governo incontrastato, con un potere talmente esteso da rendere estremamente difficile qualsiasi controllo. E ora vogliono trascinarci in una guerra suicida. Domani, quindi, al Reichstag, voterò contro il governo sulla mozione di sfiducia. Anche se, a dire il vero, ho molti dubbi sulla possibilità di fermarci ora. Stasera, in un appello alla Federazione, il Presidente europeo ha raccomandato al popolo di non aspettarsi molto dall'incontro dell'ultima ora in programma con il Presidente Gonzales. Questa crisi, ha aggiunto il Presidente, accentua i pericoli di un mondo diviso in tre sfere. Beh, visto come stanno le cose, penso sia doveroso chiedersi se non sarebbe stato meglio continuare ognuno per la sua strada anziché scegliere l'integrazione. Probabilmente non saremmo neppure qui a parlarne. In questo senso no, non ho alcuna recriminazione sulla Federazione Europea. Mi rattrista però il fatto che dopo esserci liberati di una guerra fredda, ne abbiamo creata un'altra.
questa volta basata non sulle ideologie, ma anche più brutalmente sugli interessi economici. Il governo europeo è stato sconfitto nella votazione di sfiducia al Reichstag. La federazione affronta ora la più grave crisi istituzionale da 11 anni a questa parte. L'ultimatum imposto dall'Unione Nordamericana scadrà fra 12 anni. La federazione europea...